Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Sto continuando la serie su Life is Strange. Eravamo rimasti qua. In teoria dovevo mettere questo pezzo alla fine del video precedente. Ma avendo avuto da fare, ho deciso di fare in quest'altro modo. Ovvero, i video saranno di circa 20 minuti. Così in caso di problemi, posso fare i miei 20 minuti a caricarli. Ho abbassato il volume del gioco, anche se in realtà dovrei aver levato la musica. Aspettate un attimo. In teoria dalle impostazioni io ho levato la musica, quindi non dovrebbe darmi problemi. Vediamo impostazioni, impostazioni audio, volume musica l'ho levato, perché sul video precedente mi ha dato problemi di copyright. Dovremmo uscire. Hold on, Max. Come back here. Cosa vuole? You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Ok, segnala Nathan o nascondi la verità? Io direi di... Segnaliamo Nathan. You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girl's bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do it. Ok, questo è il preside della scuola ed è un grande stronzo. Should I rewind and change my story? Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened. Chiedo cosa le sia potuto capitare. Nathan Prescott è convocato in segreteria. Scomparsa ad Arcadia Bay. Giorno della scomparsa lunedì 22 aprile 2013. Età 19 anni, altezza 1,65 m, peso 50 kg, bionda, occhi color nocciola. Un polpaccio
di un drago ed una stella all'interno del polso sinistro. Chiamate con qualsiasi informazione, chiamate lo sceriffo. Ok. Cerchiamo di parlare con qualcuno. Chi è? Non ci posso parlare? Con lui? Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Nathan Prescott. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Vortex What the Club. hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night. Then you wouldn't be so inclined to gossip. Unirmi al You Vortex mean hang with the Club. Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Did the Vediamo. Gabriel like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Rachel Did era you nel give Vortex Victoria a member of the Club. Vortex Club? No, Rachel was like her own club. She was actually too cool for us, and I'll deny I ever said that. Cosa le è What do you successo? think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace? Ok. Let's talk later, Hayden. I'm up for soon. Pensavo desse Good. più I'll informazioni. get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Vediamo lei cosa sa. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Mi I'd love to. piacerebbe. I love planes and balloons and. This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Honey, Warren said you were smart. Please, step back. Ok. What a complicated name for such a tiny drone. Nome complicato per un drone. Quindi adesso in teoria. Posso riparlare con Hey, lei? Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? That looks like a high fly drone, model B400 EVO. Now that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? L'abbiamo Look, appena visto nel tuo zaino. drones are perfect for that, especially those with great range. It's Ma new tu non puoi equipment. saperlo. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus.
Lo devo pilotare io? No, non credo. Lo sta pilotando in automatico. Ho le mani qui. Non sono io a pilotarlo, anche se mi sarebbe piaciuto, credo. Ok. I bet David Madsen would love to spy on us with this kind of drone. Here, give the drone a whirl around campus. Un'altra volta? No, no. Non voglio fare un giro col drone. Pensavo mi dovesse dire qualcos'altro. Ok. Andiamo dalla prof. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition, but would you do Miss Grant a favor and hear me out? Dipende. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. David Madsen doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Quindi, così Blackwell antica. is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Firmiamo o non firmiamo? Renderebbe la scuola più sicura, ma io se lo facessero ad esempio in una scuola dove vado, non firmerei per il semplice fatto che essere controllati tutto il tempo come in un carcere sarebbe brutto. Se invece firmo... Vabbè, tanto è un gioco. Firmiamo. Absolutely. I don't mind security, but not Era al firmiamo. contrario, I'm looking for scusate. my Cioè, favorite new student se non assassin, firmavo, Madsen. non avrebbero messo avrebbero messo le telecamere. Invece, firmando, non metteranno le telecamere in giro. Vediamo Warren. Ciao Max, puoi portarmi la chiavetta USB? Mi servono delle cose. Pronto? Scusa, ma... Scusa, mi sto sbrigando. Giornata assurda. Ci vediamo al parcheggio. Sono un figo, vedrai. La mia fotocamera sarà pronta. Ci vediamo fra poco, lo spero. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Io non ho capito una cosa, ma loro sono amici? Che devo vedere? Devo tornare in camera a prendere la chiavetta di Warren. Fino a qui, cioè. Questi sono i personaggi incontrati e con cui ho parlato fino adesso. Ok. Non ho capito una cosa, ma Warren è un amico, è un ragazzo, chi è?
need to go to my room and return Warren's flash drive. Oh. Hi, Max. Come stai? How are you doing? Fantastic. I'm by myself reading Chicklet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading Chicklet. Good point. Now, if you'll excuse me. No, bro. You can't take a picture. You gotta wait till Friday's game. Football, Max. Big football. Step away. Oh, Kate. Hi, Kate. Hey, Max. You look down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Bah, bah, bah. Glad to see our campus is eco-friendly. Lì ci sono Victoria e le sue amiche. Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Cioè, non possiamo entrare di qua? So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. E quindi? Con lei non ci posso più parlare. Devo parlare forse con lui? There goes Samuel Da Vinci to paint the window. Con che ci ho parlato? Questo è qui dentro? Oppure lì? No, lì non ci posso andare. Qui dentro. Cioè? Troppo tardi? Devo farlo prima che lui sale? Mi sa di sì. Usa. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Ok. Ok. Quindi io adesso dovrei tornare lì e accendere gli schizzetti. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. Vediamo un po'. Cosa succederà mai?
Se casca in testa a qualcuno l'ammazza. Oh cazzo. Ah. Oddio. Pensa se gli cascava in testa e l'ammazzavamo. Vediamo un po'. Parla. Hey, Victoria. What do you want, Max? Confortalo o prendila in giro. Lei ci ha sempre preso in giro. Io direi prendi in giro. Don't say a word, Oh, Max. wait, hold that pose. And no filter needed before I post this. Now please move. I've had a messed up day and I'm going to my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. Maybe I shouldn't have done that. No, va Now I have bene to go to così. my Ho room, then see Warren. detto che va bene così. Oh. Mi sta sul cazzo, Vittoria. Allora, la lavagnetta. Guarda. Room 217? No way in hell am I ever going in here. Victoria is going to be pissed we took so long. Vittoria si è beccata una bella foto. Stanza di Max. Entra. Home sweet home, my favorite cocoon. Dolce casa. Ok. I look so pathetic. I am so addicted to this site. Look at these vintage beauties. Warren makes me laugh. It's nice to feel like I already made a real friend here. Max, grazie per la tua email e la copia degli appunti della lezione di Jefferson. Adesso non smetterò più di ringraziarti, anche una collezione piuttosto eclettica di serie TV, cult, classici e di film strani su una flash drive. Se vuoi darci un'occhiata, grazie ancora per il tuo aiuto. Sono uno scienziato più che un artista. Puoi spiegarmi velocemente come funziona una fotocamera? Ci vediamo, Warren. Cioè, non basta che mi stressa per messaggi sul telefono, mi deve stressare anche lì. C'è un post-it. Ehi, bella, ho preso in prestito la tua flash drive, così posso guardare qualche film mentre studio. Se ne hai bisogno, vieni nella mia stanza. Baci, baci. No, non c'è un nome. Baci, baci di. Ok. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Quindi la pennetta ce l'ha. Sì, Dana. C'è arrivato un messaggio della mamma prima. Messaggi. Mamma. Max, il preside mi ha mandato una mail dicendo che hai raccontato delle storie su degli studenti onorevoli della Blackwood. È vero, il preside ha detto che queste sono delle accuse false molto pesanti ed è preoccupato che tu racconti storie. Chiamami appena puoi così possiamo parlarne, mamma. Cioè, adesso mi mettono anche i genitori contro? Vabbè. Il preside è uno stronzo che pensa solo ai soldi. E adesso cosa è successo? Welcome to the real drama queens of Blackwell. Hey, Vediamo un Juliet. attimo che è successo. Everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. You are ridiculous. What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Mmm.
Vabbè, tanto abbiamo il potere di tornare indietro. Se sbaglio, possiamo tornare indietro. Juliet Mason. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Ok, adesso lo sappiamo. Hey Juliet, is Oh, hey Saltiamo. Max. Alta. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. Would Dana do that? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria. She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Io penso che risolverò questo caso qui. Probabilmente qui. Entriamo. That's real nice, Victoria. And who the hell thinks I'm a hipster? Amici 857 iscritti. Beh, qua. Ok. Boom. This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Stronzeggia di meno. Victoria Chase. Taylor Christensen. Mi dispiace informarti che ho appena preso per culo Juliet e Dana. Tutto quello che ho dovuto fare è stato dire a Juliet che ho visto dei messaggi sexy di Dana nel telefono di Zack. La stupida mi ha creduto ed ora mi aspetto una mega rissa nel dormitorio molto presto. Juliet si merita questo per aver fatto la troietta con Zack. Per quanto riguarda Dana, chi cazzo se ne frega? Prendi popcorn. Baci baci Victoria. Bene. Io direi di stamparla. This better Ok, convince Juliet that Dana is innocent. abbiamo le prove. That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. Dior, Givenchy? You could pay for my tuition with that wardrobe. Rubiamo il guardaroba a Vittoria, non si può. Let's Metti in play a little disordine. photo Tetris and leave Victoria a message. Let's move this here. And this one there. A pattern is emerging. Ok, io direi di lasciarlo così. Tanto l'ho detto già prima, Victoria mi sta antipatica. Ok, consegniamo queste mail. Non so da quant'è che sto registrando, ragazzi. Probabilmente però consegno le mail e stoppo la registrazione. Quindi I'm an asshole. dovete aspettare il I'm prossimo sorry, Juliet. episodio. You are. Se riesco, lo And I carico hope domani so. pomeriggio. You really think I'd mess around with Zachary? Nel senso, What a stupid thought. questo I owe you this. finirà questa You love notte. me? And you Quindi love sarà me. nello stesso Thanks. pomeriggio in You'll be cui more del polite. giorno in cui esce Let's see questo what video. Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Ok, va All right. bene. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Va bene, ragazzi. Io vi saluto. Non vi dimenticate di mettere un like e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto.
E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!